Non adesso, per favore. Quante volte si vorrebbero dire queste scarne parole a chi ha il potere di gettarci sulle montagne russe, dal picco della felicità all'abisso del dolore? Non adesso, per favore. Quante volte lo si vorrebbe urlare alla morte quando strappa via qualcuno senza preavviso? Oppure a chi ci sfiora le labbra, ci ruba l'odore e poi scompare come sabbia tra le dita? Non adesso, per favore, come il titolo del nuovo libro di Annalisa De Simone. Appassionata di letteratura, assetata di bellezza, la protagonista di questo romanzo insegue l'amore impossibile di Ferretti, uno scrittore bello e dannato, di 20 anni più grandi di lei, che ha già fatto i conti con l'esistenza, che ha già sofferto e non è risorto. Ma anche Ferretti è attratto dalla sua seducente bellezza. E così, dopo la presentazione di un libro nel Roof Garden di un grande hotel romano, i due si prendono come cani affamati. Lui dei gemiti di lei, lei del profumo di lui. Dopo quell'incontro, la protagonista del romanzo comincia a dormire a casa di Ferretti, a penetrare lentamente nella sua intimità, scoprendone i punti deboli, ma anche gli interruttori che ne accendono la passione. Pathos e sensualità si fondono così, mentre intorno la terra trema. E infatti il 6 aprile del 2009 e un terremoto scuote l'Aquila e con essa la vita dei due protagonisti. In pagine di elegante sensualità, Annalisa De Simone racconta il terremoto dell'Aquila e quello che sconvolge la vita della sua protagonista. Un terremoto che è l'atto di ribellione della terra contro il sole. Il sole della vita della protagonista, che sembra stia per eclissarsi, o forse no. Male di miele e sete di vita, questi gli ingredienti di un romanzo da leggere assolutamente. Annalisa De Simone, Non adesso, per favore, Marsilio, 209 pagine.